non è stata rinvenuta la macchina fotografica. Non sono stati ritrovati i 17 fotogrammi. Non c'erano le 16 diapositive e nemmeno il pezzo di pellicola. Dei due plichi uno conteneva tre indumenti e l'altro la copertura interna, ma non quella esterna della tenda. Dove sia finita non è stato possibile accertarlo oggi. Verosimilmente è stata dissequestrata dal procuratore in occasione del procedimento contro Giampiero Vigilanti, il legionario morto un mese fa. Comunque questo ci importa relativamente. Il resto, quello che interessava a noi, non c'è e non si sa dove sia. Lo hanno riferito gli avvocati Vieri Adriani e Gaetano Pacchi, legali delle ultime due vittime del mostro di Firenze, i francesi Nadine Muriot e Jean-Michel Kraveichvili, rispettivamente di 36 e 25 anni. I legali hanno parlato al termine dell'udienza svoltasi in corte d'assise, durante la quale sono state aperte due scatole contenenti alcuni reperti relativi al caso del mostro di Firenze. Nelle scatole avrebbero dovuto trovarsi alcuni oggetti appartenenti alle due vittime francesi, i quali furono sequestrati all'epoca sul luogo del duplice omicidio, l'ultimo attribuito allo spietato serial killer. In particolare, avrebbero dovuto esserci una macchina fotografica di marca Nikon e 17 fotografie appartenenti alla coppia uccisa agli Scopeti di San Casciano nel settembre 1985. Tuttavia, nelle scatole, il materiale citato non era presente, nonostante fosse stato catalogato. Questo solleva interrogativi. Dov'è finito il materiale? Un enigma nel già complesso caso. Le foto scomparse avrebbero potuto rivelare dettagli cruciali sugli ultimi giorni di vita della coppia di turisti francesi. All'interno di una delle scatole, come menzionato precedentemente, erano presenti gli indumenti appartenenti a Nadine. In un'altra scatola è stata rinvenuta la copertura interna della tenda canadese in cui si era appartata la coppia quando fu aggredita e uccisa dal serial killer armato del celebre calibro 22. Gli avvocati Antonio Mazzeo e Walter Biscotti, coinvolti nella raccolta di elementi utili alla richiesta di revisione della condanna del postino Mario Vanni, hanno sottolineato: la cosa interessante è che la copertura interna della tenda non presenta tagli. Perché questo dettaglio è così rilevante? Perché Giancarlo Lotti, il complice di Pietro Pacciani, durante la sua confessione affermò che Vanni aveva tagliato la tenda con un coltello. Ha mentito? La corte d'assise, presieduta dalla giudice Silvia Cipriani, ha deciso di prendersi 30 giorni di tempo per valutare se consegnare il materiale, anche se incompleto, alle famiglie delle due vittime. Sono state le figlie di Nadine, Anne ed Estelle, insieme alla sorella di Jean-Michel, Irene Kraveichvili, a incaricare gli avvocati Adriani, Mazzeo e Pacchi di richiedere gli effetti personali dei loro cari, con l'intento di conservarli come ricordo. Questi reperti potrebbero portare una svolta nell'inchiesta che, nonostante i processi e le condanne, rimane avvolta da innumerevoli dubbi e numerosi interrogativi. Nel verbale di ispezione della tenda in cui dormivano i due giovani, datato settembre 1985, sono citate le 17 foto contenute nella macchina fotografica della coppia francese. Se rinvenute, queste fotografie avrebbero potuto tracciare il percorso del viaggio compiuto da Nadine e Jean-Michel in Italia. Non solo, avrebbero potuto rivelare una verità diversa rispetto a quella ipotizzata finora sulla data in cui il mostro li uccise. I cadaveri vennero scoperti da un cercatore di funghi nel primo pomeriggio di un lunedì. La coppia si trovava nella zona da diversi giorni, ma la data ufficiale nel duplice omicidio è stata fissata alla domenica sera, secondo quanto rivelato dal pentito Giancarlo Lotti. Lotti raccontò ai giudici di aver visto Pacciani e Vanni commettere l'omicidio e asportare resti umani dal cadavere della donna. Tuttavia, c'è la possibilità che l'omicidio sia avvenuto una o due notti prima, contraddicendo la testimonianza di Lotti. Se così fosse, si aprirebbero nuove prospettive, indicando la necessità di trovare le foto, misteriosamente scomparse insieme alla macchina fotografica. L'avvocato Adriani ha concluso sottolineando l'importanza cruciale di recuperare questi elementi
per ricostruire gli eventi e stabilire la data dell'aggressione. Le foto cercate non ci sono e per la procura non si sa neppure dove siano. Aspettiamo di verificare se, come accennato dal pubblico ministero, alcuni reperti sono confluiti nel procedimento già iscritto nei confronti di Giampiero Vigilanti. In ogni caso, anche in questa occasione la giustizia non ne esce vincitrice. Lui e il collega Pacchi hanno assicurato che non si fermeranno.